In Italia gli spumanti sono consumati soprattutto nel periodo delle feste natalizie, oppure per ricorrenze private come compleanni e altre feste. Per lo più le bottiglie sono aperte al momento dell'aperitivo oppure accompagnano il dessert. La mia proposta è quella di provare ad utilizzare bottiglie di spumante per un intero pasto. Le uniche regole che seguiremo saranno quelle di abbinare piatti della struttura crescente e di evitare preparazioni con untuosità o speziatura particolarmente importante. Al momento dell'aperitivo, magari accompagnato da qualche crocchetta di patate o frittura di zucchine, si potrebbe utilizzare uno spumante metodo Martinotti, come ad esempio un Prosecco Valdobbiadene. Con un antipasto costituito da una tartare di pesce crudo o del prosciutto di San Daniele, l'abbinamento giusto potrebbe trovarsi con un Franciacorta Satin o un Oltrepò Pavese metodo classico. Al momento del primo piatto, piatto di pesce, come ad esempio un risotto con degli scampi o linguine all'astice, l'abbinamento potrebbe proseguire con un Trento Doc o con un'Alta Langa, spumanti della struttura ancora più marcata. Con questi spumanti si può tentare anche di continuare il pasto, magari abbinandolo con una spigola al forno, delle capesante gratin. Ma sono sicuro che potrebbe andare bene anche un secondo a base di carne bianca, come degli straccetti di pollo al timo o un arista. A questo punto, se vogliamo osare, osiamo. Uno champagne di struttura con buona percentuale di pinot nero, come un Alto Adige Rosé o uno champagne proveniente dalla montagna di Reims, possono trovare un abbinamento perfetto anche con una carne rossa, con una tartare di chianina o un roast beef all'inglese. Al momento del dessert, dopo aver deciso di tornare su strutture più delicate, con un asti spumante non c'è che l'imbarazzo della scelta tra una semplicissima torta di mele oppure una raffinata charlotte e magari nel periodo giusto con un bel pandoro. Ma come dice una bellissima persona, per un bel pandoro non è sempre il momento giusto?